Carmine, parliamo della tua esperienza. Tu sei diventato driver professionista da alcuni anni, ma inizialmente voglio parlare proprio della tua infanzia. Quali sono i primi ricordi che hai legati all'ippodromo? Sappiamo che comunque tu eri quasi un predestinato, vieni da una famiglia ippica, quindi parliamo proprio di questo aspetto. Beh, certo, sicuramente io sono la quarta generazione della mia famiglia che fa questo mestiere. Sono cresciuto nell'ippodromo e mia madre già da bambino mi portava, quando mio padre correva alle corse, all'ippodromo in carrozzino, quindi sono cresciuto in ippodromo già da 5 anni. A quando ho compiuto 5 anni in scuderia, la prima cosa che facevo, mi mettevo a sistemare i finimenti, pulivo un poco i stivaletti, ingrassavo, facevo queste cose qui. Poi man mano ho imparato a fare le altre cose, fino a 10 anni che poi ho attaccato il mio primo cavallo. Me lo fece attaccare mio padre, piano piano sono venuto avanti. E poi sicuramente il mio obiettivo già sapevo qual era, già sapevo che da bambino volevo fare il guidatore e che volevo seguire le orme di mio padre. Portare avanti il nome che ha la mia famiglia per me era quasi come un dovere per me. E fino a questo momento diciamo che lo sto facendo bene. E la mia gavetta, dopo che finì la scuola, che mio padre mi disse: hai tre possibilità, puoi andare a lavorare sia da Elert o da Smorgon o da Romanelli, che a quei tempi Romanelli aveva vinto appena il derby con Sugar Ray e a papà gli piaceva tanto. Disse: per te ci sono queste tre possibilità, parti e vai a fare la gavetta, perché se lavori sotto di me non capisci mai cosa significa essere indipendente, perché poi essendo mio figlio io non ti posso mai trattare come se tu lavorassi per un lavoratore e fare l'artiere. E andai da Elert, io decisi di andare da Elert. Ho lavorato 5 anni da lui, ho fatto una bella gavetta, ho imparato tante cose nuove, perché comunque i metodi di Holger sono innovativi. E poi ho trovato un secondo padre, perché per me Holger è stato come un secondo padre, mi ha cresciuto. Pensa che io quando arrivai a Pisa da lui non avevo neanche la patente per guidare la macchina. E lui la sera, dopo che finivamo di lavorare i cavalli, mi insegnava a portare la macchina. E niente, poi ho preso la licenza con lui, mi mise lui la firma da allenatore per prendere la licenza, ho iniziato a fare l'allievo e il primo anno subito ho avuto la mia prima soddisfazione, che ho vinto la classifica allievi. E poi man mano passando professionista, lì poi dopo non c'era più spazio per me, perché giustamente Holger aveva vecchione, io comunque volevo avere le mie chance. E le tue chance te le puoi giocare solo quando hai una scuderia e dei cavalli a tua disposizione. E quindi da lì poi scesi a Napoli e andai a lavorare 8 mesi da Giustino Cioce. Ho lavorato con lui, ho fatto tante vittorie, ho vinto tante corse con lui e poi adesso attualmente mi trovo dal dottor Alessandrini, che mi sta dando grande fiducia. Ho vinto già diverse corse con lui e mi trovo molto bene anche col rapporto fra guidatore e allenatore. E fino a questo momento, per il momento, mi ritengo fortunato per le chance che ho avuto. C'ho mio padre alle spalle, che comunque per me è un grosso vantaggio, perché qualsiasi cosa, qualche consiglio, quando ho qualche perplessità e quando non sono convinto su qualcosa, c'ho mio padre che lo chiamo e un consiglio migliore di lui non me lo può dare nessuno. Ti chiedo, qual è un po' per un giovane l'aspetto più difficile e invece anche l'aspetto più bello di questo mestiere? Guarda, l'aspetto più bello è comunque ci sono bellissime soddisfazioni. Poi per me che sono appassionato, e comunque io non ho parole, per me è una cosa bellissima. Io quando sono in pista faccio quello che mi piace, sono contento e non c'è niente di più bello per me. I tuoi obiettivi quali sono? Non so, pensi anche in un futuro, in un'esperienza all'estero? Quali sono i tuoi obiettivi? Senti, al momento mi trovo benissimo dove sono e sto avendo tante soddisfazioni, però in futuro vorrei provare a fare un'esperienza in America. Ma non lo so quando, perché al momento le cose stanno andando bene, non me la sento di lasciare. Però più in là mi piacerebbe tanto andare in America, perché lì se hai una buona spinta, puoi trovare delle buone possibilità, là puoi emergere, fare qualcosa di veramente buono. Se ti dovessi descrivere con una frase, quale sceglieresti? Ma guarda, io mi sono fatto un tatuaggio, che secondo me è una frase che io me la sono sempre sentita, che senza il sacrificio non c'è la vittoria. E bisogna fare dei sacrifici, bisogna resistere, stringere i denti per arrivare a un risultato.
queste sono cose che me le diceva sempre mio padre e sia Holger. E senza il sacrificio, senza la forza di volontà non si arriva a nulla, bisogna lottare e così tu puoi avere dei risultati. Classica domanda, un cavallo che in questi anni ti è rimasto nel cuore. Ma un cavallo che mi è rimasto nel cuore, guarda, ti posso dire l'ultima, una delle ultime vittorie che ho fatto, che è stata quella con Avion Daghi, che vinsi a Padova e stampai Vecchione sul palo, che a me mi ha insegnato tanto Vecchione, ed è stata una soddisfazione per me, perché poi è un cavallo che a me mi piace tanto. Poi mi ha levato quella soddisfazione lì di girare di fuori, di correre da protagonista e vincere a Padova una giornata di Gran Premio dove c'era tanta gente, comunque mi ha dato la possibilità di mettermi tanto in mostra quel giorno. E per il momento sono tanto affezionato a questo cavallo io, e ti posso dire lui al momento, però ho anche tanti altri belli ricordi. C'ho un cavallo che mio padre, al momento non c'erano cavalli per fare le corse allievi da Holger, quando lavoravo da Holger, e mio padre mi mandò un cavallo che si chiamava Urlo Tete. Questo cavallo nell'ultimo periodo non vinceva tanto e Holger mi disse: Carmine, mettiti vicino a questo cavallo e lavorici e non ti preoccupare. Il cavallo appena arrivò da noi ebbe una cura e poi dopo 10 giorni lo presentammo e vinse subito la prima corsa allievi, ma vinse per dispersione a Modena, e quello pure fu un bel ricordo. Infatti mi ricordo che mi mise a piangere dopo la corsa, perché la soddisfazione è che avevo migliorato un cavallo a mio padre io insieme ad Holger, e pure quella fu una bella soddisfazione.